E ciao a tutti amici, io sono Alex Logi, oh my god, o meglio, potente, poi ragazzi, qua Alex Logi, oh my god, oggi sono da solo, mi abbasso un po' e sono qui a presentarvi un nuovo e diversissimo video, se possiamo definirlo, perché infatti come vedete non sono su FIFA, o meglio, sono in una sorta di FIFA strano, perché infatti mi trovo su Ultimate Team Coinbank, o meglio, ultcoinbank.com, che è il sito che appunto vi consiglio per comprare anche di FIFA, o meglio, i pacchetti. E ragazzi, dato che un macello di gente mi ha appunto detto di utilizzare questo sito al posto di aprire i crediti su console, poiché infatti moltissimi altri youtuber l'hanno utilizzato, hanno trovato giocatori straordinari quali Sodin, infatti non so perché ma qua c'è sempre Sodin nella home page di UltCoinBank, oppure anche Klaus che ci ha trovato, se non mi sbaglio, un Ronaldo record breaker. Io ho detto, eh no, ciò non va bene, dobbiamo riprovare anche noi, perché ai tempi io avevo trovato Cristiano Ronaldo, poi un po' di mesi dopo avevo rifatto il video, ma non avevo trovato assolutamente nessuno. Infatti vi posso assicurare che non sempre trovate qualcuno, quindi spesso accade, spesso e volentieri, come avete potuto ben vedere con me, accade che vi venga la botta di culo e troviate il giocatore da 10 milioni di crediti, ma vi posso assicurare che non sempre capita così. Però ragazzi, oggi sono fomentato perché veramente gli altri youtuber hanno trovato un macello di cose, quindi oggi voglio provarci anch'io. Allora, come ben vedete, sono già andato su ultcoinbank.com e andrei ad aprire il pacchetto che hanno usato tutti, che è il PlayStation 3X Inform Pack, 22,44 euro. Quindi direi di andare a fare buy service. Ah ecco, e ho notato una cosa diversa, poi che infatti ragazzi, essendoci il price range, il modo per passare a punti crediti è un po' cambiato, ma ve lo spiegherò tutto a lungo andare, sperando ovviamente per qualcuno. Allora, innanzitutto giunti a questa pagina vi dovrete o registrare, o siete già registrati, fare il login. Io come un'ennesima volta non mi ricordo la password, quindi aspettate 2000 anni che cercherò di ricordarmela. Prima però ragazzi, non vi ho detto che io ho un discount code, che infatti è Axel con 2, molto facile, quindi mi raccomando utilizzatelo. E detto questo vado a cercare di loggarmi. Ed è sbagliata la password, no! E ce l'abbiamo fatta! E andiamo così, ci siamo riregistrati! E adesso andremo a pagare appunto il pacchetto. Dunque, noi paghiamo con Skrill, che è una sorta di PayPal, e procediamo to Skrill login. Intanto io sto pezzando come Dio solo sa. Una volta fatto ciò, dovrete andare sulla vostra mail e ci sarà scritto il codice del vostro pacchetto. Noi andiamo a copiarlo e ad incollarlo dove? Andiamo su ultcoinbank.com, poi andiamo su Redeem. Su Redeem selezioniamo la nostra console, che è appunto PlayStation, e andiamo a fare claim pack. Prima però, magari qualcuno di voi sta chiedendo, ma è sicuro o meno? Io non ho ancora comprato i pacchetti con un nuovo metodo, ma spero appunto sia sicuro, poiché infatti qua su questo sito, come voi vi ricordate, vi avevo comprato gli account, e appunto un 6 mesetti fa con Marco Sinci ci avevo fatto un pack open, quindi speriamo di sì. Detto questo, io direi fare claim pack e andiamo. Che schifo, ma state scherzando? Pack 725.000 crediti, 25 euro, 725.000. No ragazzi, MNK, IF, Oscar e Peris, ma cos'è sto schifo? Ma state scherzando? Gli altri youtuber trovano già cose da 2 milioni qua, ma che roba è? Comunque ragazzi, una volta aver trovato il vostro pacchetto, spero in voi che voi troviate cose migliori, dovremo andare a mettere la nostra, l'email della PlayStation, la password della PlayStation, o meglio dell'account PSN, a cui appunto vogliamo passare i crediti, poiché infatti faranno quello che viene chiamato il comfort trade, ovvero loro entrano con il vostro account, non so come si passeranno i crediti, e poi voi sarete in grado di utilizzarli. Una cosa però molto importante da dire, che ho appena letto, ahimè, è che ci metteranno all'incirca 30 minuti per ogni milione. Quindi in questo caso ci metteranno sui 20 minuti. Però cosa molto importante è che appunto non dovete entrare in questo account mentre loro stanno svolgendo il tutto. Potete però traccare l'ordine e vedere appunto a che punto stanno. Ho fatto anche la rima. Comunque e poi leggendo le informazioni vedo che bisogna anche avere minimo 1000 crediti sull'account, cosa che credo dunque di avere. Mettiamo adesso le nostre informazioni. Tac, una volta dopo averle messe, schiacciate su ok. Vi dicono infatti di non riaccendere più finché le monete non sono state trasferite. Loro stanno cercando i dettagli e aspettiamo. Ed è andato, mi aveva dato ancora un errore, pensavo avevo sbagliato ancora qualcosa. Comunque, thank you for using UltCoinBank, we hope you a great pack. E ragazzi, cosa dobbiamo fare adesso? Dovremo solo aspettare. Se vogliamo vedere a che punto sta il nostro ordine, ci basterà andare su manage order e incollare appunto quello che era il codice del nostro pacchetto. Tanto sì, ho chiuso la luce perché sto pezzando i draghi.
Comunque, Tracorder non è passato neanche un minuto e infatti non hanno ancora iniziato. Però c'è una buona cosa. Intanto noi possiamo andare ad aprire altri pacchetti, quindi direi di andare ad aprire un altro. Ed ecco qua le informazioni del nostro secondo pacchetto, quindi andiamo ad inserirle nel sito. Ok, ci siamo. Andiamo a claimarlo di nuovo. Troviamo RAM e andiamo così. 1.770.000 in the bank. Poi Santi Cazorla, che mannaggia te, tozza adesso. E poi Diego Lopez per un totale di 2.391.000 crediti, ragazzi. Mi sembra una cosa molto, ma molto buona. E ora sì che si rinizia a ragionare. E che palle. Rimettiamo le nostre informazioni e niente. Ecco ragazzi, questa cosa si può fare poiché appunto si farà una sorta di coda tra gli ordini. Non andrete ad intaccare niente, se possiamo così dire. E ragazzi, come potete ben vedere, ho scritto un minuto fa sulla pagina Facebook Iro mi piace, tra il commento, perché infatti sono curioso, voglio fare quello che volete voi. Quindi direi di andare a aprire l'ultimo pacchetto. E appunto sarà quello relativo agli Iro, poiché l'avete scelto voi sulla pagina, poiché è stato quello più richiesto sulla pagina. Dunque, no, prima mi sono scordato di mettere il discount code. Discount code Axel. E ragazzi, andiamo adesso ad inserire il nostro ultimo pacchetto relativo agli Irus. Agli Irus, sentite che inglese. E andiamo, facciamo please select a console. Giusto, PlayStation. E andiamo direi a fare claim. E andiamo a fare claim. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ragazzi, oh mio Dio! Valutato 11 bei milioni, quindi 11.825.000 in the bank. E andiamo un attimo a compilare il tutto. Minchia, però 11 milioni quanto ci mettono? 6 ore tipo. Ma fa niente, intanto l'abbiamo trovato. Quindi cosa veramente stratosferica. Ora però io devo studiare, quindi domani andrò a vedere se appunto ci hanno dato tutti i crediti relativi. Speriamo di sì. Quindi detto questo, ci sentiamo dopo. E ragazzi, come potete ben vedere, tutti i crediti sono arrivati. Infatti abbiamo 11.829.000 crediti. Quindi sono veramente felice. Però ragazzi, vi volevo dire un paio di cose. La prima è che non l'ho detto, ma questo appunto, questa apertura dei pacchetti appunto con il relativo scambio di crediti è disponibile ora come ora solo su PlayStation. Quindi mi raccomando, non fatelo se siete su Xbox. E poi volevo fare un'altra cosa, poiché infatti se io, perché sono sincero, se ho avuto la possibilità di aprire questi pacchetti appunto grazie a YouTube, quindi grazie a voi. E dunque ragazzi, vi volevo fare anche una sorta di regalo, poiché infatti ora i crediti sono veramente un macello. Ho avuto una botta paurosa. E dato che in parte li utilizzerò per pack opening, altri per magari fare altre battaglie navali con altri youtuber, notare che qualcuno mi ha già copiato la serie. Comunque parliamo di altro, ci tenevo anche un macello a fare una sorta di contest. Appunto cercherò, mi farò anche aiutare da vari miei amici a spostare in un altro account e magari farò il contest di un account. Quindi direi subito di iniziare con un contest da 2 milioni di crediti circa. Facciamo 1.829.000 crediti. Però per partecipare bisogna fare un qualcosa di abbastanza bello a mio parere, poiché infatti ho deciso di andare a premiare quello che scriverà la battuta più divertente, battuta barzelletta più divertente, così anche che possa magari fare un video apposta nella quale vi mostro quelle che mi sono piaciute di più. Ora l'idea è abbastanza vaga, però comunque credo che abbiate capito. Ovviamente il contest vale solo su PlayStation. Quindi ragazzi, contest di 2 milioni di crediti, poiché infatti ho avuto, come ho già detto, la possibilità di aprire questi pacchetti utilizzando soldi ricavati da YouTube, quindi anche grazie a voi. Quindi ragazzi, grazie mille. L'unica cosa, cercherei di arrivare a 10.000 mi piace per far partire questo contest. Se poi non ci arriviamo, poco importa, lo farò lo stesso, ma ci terrei veramente a raggiungere i 10.000 likes. Quindi ragazzi, detto questo, spero che abbiate un po' capito come si comprano appunto questi pacchetti su uticoinbank.com. Spero che il video vi sia piaciuto. Non mi sembra molto cosa dire, mi raccomando, fatelo solo se siete su Play. Detto questo, non ho più niente da dire, io vi saluto e vi dico potenta pace nel prossimo video. Scrivetemi tante battute. Ciao a tutti!